Gentili utenti di Assi Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Monterisi, dove è appena terminata la gara valida per i quarti di Coppa Puglia tra l'Audace e l'Omnia Bitonto, vinta dai padroni di casa 2-1. Siamo con mister Massimo Gallo. Mister, è stata una bella vittoria, però che sofferenza. Ma la sofferenza io non l'ho vista, ti dico la verità, perché comunque noi sapevamo che incontravamo un'ottima squadra, l'Omnia Bitonto è una squadra che ha cambiato 7-8 undicesimi della squadra che abbiamo noi incontrato a Bitonto. Sapevamo la potenzialità loro, che vengono da ottimi risultati, e quindi abbiamo cercato di concentrarci, perché per noi dobbiamo dire che ne venivamo da una vittoria domenica sofferta, e quindi ci siamo ricompattati, abbiamo trovato la concentrazione, e oggi penso che i ragazzi, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, anche perché avevamo molte deficienze e chi li ha sostituiti sono stati veramente bravi. Sì, come ha sottolineato lei, venivate da una vittoria sofferta di Molfetta, venite da tre consecutivi 2-1. Quanto state soffrendo ultimamente? Cosa ci vuole per rivedere il Cerignola di una volta, quello di tanti gol? Ma se voi ben vedete, loro non arrivano mai in porta. Anche oggi c'è stata un'invenzione da parte dell'arbitro, se vogliamo dire, però loro non tirano mai in porta. Noi creiamo parecchio, purtroppo che stavolta insomma ci abbiamo un po' la mira un po' sbagliata, ma più che altro creiamo e va bene. L'importante è comunque che ci sia gioco, che oggi l'abbiamo visto, e piano piano cercheremo di rifare pure altri gol se possibile. Senza Matera e Colangioli in difesa, continuerà ad adottare sempre la difesa a tre? Oggi abbiamo cambiato modulo, oggi abbiamo giocato con 4-4-2 e sinceramente ho avuto delle ottimi risultati. La difesa si è mostrata abbastanza compatta e forte, e non ha dato segni di crepe, quindi questo è un buon segnale per il futuro. Quanto è importante il rientro dall'infortunio come la Salandro, oggi decisivo con una doppietta? Io le dico la verità, sono tutti importanti per me, non è solo la Salandra o il Di Pasquale o il Morra, io sono per il gruppo, quindi oggi sono contento perché abbiamo trovato la concentrazione di tutti, ed è da quello che invece era mancato in queste ultime partite. Adesso domenica affronterete ancora qui in casa la Nova Andria, squadra quinta in classifica, un impegno ostico, come pensa di prepararla? Come al solito, lavorando molto sulla concentrazione, perché è la base della squadra, tenerli sempre concentrati, cercando di migliorare la nostra condizione atletica e affrontarla con rispetto la Nuova Andria. Ok, grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Siamo con Gigi La Salandra, autore della doppietta vincente quest'oggi. Gigi, sei ritornato dall'infortunio, ti stai rilevando il trascinatore di questa squadra? Sì, vabbè, come sempre per noi era il risultato, cioè la cosa più essenziale, fondamentale. Poi magari sono più felice per i due gol, però l'importante è che la squadra comunque ha ottenuto i tre punti, cioè la vittoria, perché poi al ritorno sarà, diciamo, leggermente più facile. Poi vedremo la condizione fisica, perché siamo un po' rimaneggiati, chi per un problema, chi per un altro. Infatti oggi stava una difesa nuova, ecco, Conte da centrocampista stava dietro, insomma, Borrelli da terzino stava dietro pure. E niente, io spero di continuare a fare bene e recuperare la condizione fisica, che è la cosa più fondamentale per aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti come la vittoria del campionato e comunque la vittoria della Coppa. Ecco, restando sul tema della Coppa, un risultato comunque il 2-1 che vi sta un po' stretto, vi costringerà a giocare tanto al ritorno, ecco, che gara ti aspetti? Beh, il Bitonto comunque è una squadra che nel mercato invernale si è rinforzata parecchio con ottimi giocatori, e
comunque darà tutto, darà il massimo per recuperare questa qualificazione. Per noi non sarà semplice, però abbiamo i mezzi comunque per passare il turno. Ecco, ultimamente l'Audace vince con risultati abbastanza stretti. Che cosa vi manca per ritornare ad essere pimpanti, l'Audace spettacolo di inizio stagione? Smaltire i carichi di lavoro, che comunque sono stati veramente pesanti, pesantissimi. Ci vorrà un po' di tempo perché comunque è un richiamo alla preparazione estiva, quindi abbiamo sudato un po' di più per raggiungere la forma fino alla fine del campionato. Per chiudere, Gino, una curiosità: ti abbiamo visto fuori parlare con un ex allenatore dell'Audace, mister Pizzulli. Che cosa vi siete detti? Niente, mi ha fatto i complimenti. Comunque mister Pizzulli è un grandissimo amico mio, comunque è stato mio compagno di squadra. Niente, lui comunque è contento che il Cerignola sia ritornato a giocare, perché per lui è una piazza importante, e comunque ci ha fatto i complimenti perché Cerignola comunque merita di più, ecco, solo questo. Ok, grazie Gino, complimenti.